Bentrovati telespettatori del Sassano allo Stagno, torniamo dopo qualche tempo a Vertova e siamo qui per parlare di divorzio. Entrò in vigore nel 74 grazie a un referendum, 3 anni, il tempo necessario dal momento della separazione tra i coniugi per ottenere l'addio definitivo, e oggi dopo 40 anni sembra che i tempi siano maturi per accorciare questo tempo che deve trascorrere dal momento della separazione per ottenere l'agognato divorzio. Cosa ne pensate? È segno di maturità per il nostro paese accorciare i tempi di attesa per ottenere il divorzio, oppure bisognerebbe ancora attendere questi 3 anni sperando che magari, non lo so, nell'attesa qualcosa tra la coppia possa cambiare e possa risbocciare l'amore tra i coniugi? Questo è l'argomento della settimana per il Sassano allo Stagno e adesso andiamo qui nel centro di Vertova per parlarne con la gente. Si accorciano i tempi per ottenere il divorzio. Quindi? Da 3 anni attuali a 1 anno. Secondo te è giusto o sbagliato? Non saprei dirti perché io sono 2 volte vedova. Perciò... Quindi non ti sei dovuta separare? No, mi ha separato la morte. Secondo te il matrimonio è indissolubile? Cioè per la serie... Cosa davvero vuol finché dire? Morte non vi separi? Eh sì. Tu non prenderesti nemmeno in considerazione la possibilità di un divorzio? Giuro, perché mio padre era così che si separava, quindi io non lo farei, no. Mai divorzeresti? No, anche se mio primo marito era un po' strano, secondo era bravo, ma è morto, perciò no. E non c'è 2 senza 3? E quarto viene da sé. Appunto. Non lo farei, no Tony. Te lo giuro. Basta, il matrimonio non si separa. No, vedi che sono una befana di 57 anni, non ti sposi più. No, lo lascio ai giovani. Basta, lasciamo fare i giovani. Ma da 30 anni ancora sul collo ce l'ho. Hai sentito che vogliono ridurre il tempo di attesa per avere la separazione? Eh sì. Cosa ne pensa? Ma io la mia età, guardi... Lei non ha mai pensato di separarsi? Ecco, no, davvero, dopo 50 anni... Come mai adesso invece i giovani, le giovani coppie? Sì, perché non sopportano più, cioè la vita in coppia è un po' difficile, allora il primo... Ma prima era più facile la vita? Sì, un po' più. Cioè, le donne forse meno, non so spiegarmi, ecco. Hanno più voglia di libertà. Ecco, sì. Solo che mette le donne, non gli uomini. No, anche gli uomini, eh. Oh. Non l'ho mai sentito. Invece che aspettare 3 anni per ottenere il divorzio, basterà solo 1 anno. Giusto o sbagliato? Per me è uguale. Lei non divorzia più? No. Lei è stato sposato? Sposato? Sì. Mai pensato al divorzio in vita sua? Mai pensato. Invece come mai quest'anno, in questi anni, sono così aumentati le tendenze del divorzio? Cambia il mondo. Potrebbe cambiarsi le idee. Dice? Penso di sì. Penso che è il caso che ci dia una svegliata. Sì. In Svizzera ci vogliono 24 ore. Infatti siamo uno dei pochi paesi in cui bisogna aspettare. Vediamo tutta questa cosa. Io penso che sarebbe il massimo se qualcuno la farebbe approvare una legge del genere. Io lo appoggerei. Quindi se facessero un referendum come hanno fatto quello per il divorzio? Sì. Sì, bisogna fare tutti i costi. Sì. Com'è sono così in aumento negli ultimi anni le separazioni e poi i divorzi? Secondo me, sì. Prima non si sapeva niente. C'è anche quello. Adesso negli ultimi 20 anni si sa tutto e di più. E poi c'è crisi. Secondo me i soldi sono la base. Non è vero che non danno la felicità. Anche perché chi non le ha è sempre incavolato nero. Però anche chi ha i soldi è vero che più o meno si separa lo stesso. No? Sì, magari più facilmente, perché poi lo riesce a farlo tramite avvocato, che mentre il povero Cristo si deve adeguare. Dicono che costi un sacco divorziarsi. Ma penso di sì. Con i soldi avvocati con i divorzi, sono uno dei primi scontenti. Ma secondo me ci sarebbe il sistema per eliminarlo. Bastano sposarsi. Una cosa giusta. Sgada mia dei soci ai Aucaci. Infatti, lei come fa a saperlo? Sei passata? No, amor di Dio, no, sono vedova. No, è giusto. Quindi non bisogna, giusto che non bisogna... Perché qua in Italia bisogna invece aspettare così tanto? Siamo uno dei pochi paesi... Perché qua in Italia siamo sempre i soliti. Che bisogna spendere tanti soldi per negotto. Solo per quello. Quindi saranno per far diventare grossi i
Saranno disperati gli avvocati allora? Potrà. Perché ci si separa così in tanti? Perché oggi partono già con l'intenzione di separarsi, andiamo. La gioventù di oggi è così, Sì. Quindi uno si sposa. O che andiamo bene o altrimenti uno va da una parte e uno dall'altra. Quindi ci si sposa sapendo già che... Penso che sia così, Con la invece una volta non era così. Una volta era un po' più... Penso che ero un po' più... Si sposava un po' più con la testa. È cambiato l'amore. Quello di una volta era più vero di questo. Oggi... Hanno troppo libertà e con il matrimonio un po' si bisogna anche pensarci. Cioè? Cosa vuol dire troppa libertà? Oggi non bisogna uscire. Non bisogna uscire, però oggi prendono su, vanno, non pensano più alla casa. Cioè, se andiamo, altrimenti. C'è chi è Aliette? Quanto pensi te, Aliette? Invece oggi fanno così. Sì. O vanno a ballare, vanno a mangiare, e dopo quando ci sono i figli. Quindi che si sia un po' tutti più in casa. Non sposarsi risolve tutto. Dici di no. Ma non lo so, chiedo io anche in giro. È che sai cosa, oggi non abbiamo più pazienza, non si sopporta più e quindi... E perché una volta si sopportava di più? Erano le donne diverse? Gli uomini diversi. Avevamo più paura degli uomini, adesso anche più paura. I poveri uomini. Dici di no. Poveri uomini. No, è vero. Quindi stavate insieme si stava insieme per il terrore? No, non per il terrore, però si aveva più, non lo so. La signora ha detto che si va troppo in giro a ballare, a far festa. Vabbè, l'occasione lo sappiamo, fa l'uomo ladro. Ma la donna non la fa ladra? Ma anche quella, perché perché anche la fonda, no? Ecco. 50 anni che siamo scemi, guarda. Come fate? Le spalle sono forti, Con l'amore, dice la signora. Più con l'amore o più con la pazienza? Uno e l'altro, sì. Ci vogliono tutte e due. Faccio auguri anche a te. Adesso per divorziarsi qua in Italia non bisogna aspettare 3 anni. È giusto o sbagliato? Per divorziare non ho capito bene. Non serve tantissimo tempo. Per divorziare con l'Italia? Sì. Tu sei sposato? Io no, io sono senegalese, non sono di qua. Senegalese, sì. E in Senegal sei sposato? No, ho divorziato anche io. Hai divorziato? Sì. Ah, sì? Sì. Quanto hai aspettato in Senegal? Boh. Come hai fatto? Com'è che si fa per divorziarsi in Senegal? Uguale come qua adesso. Prima sì, era veloce, ma adesso ho cambiato. Adesso è uguale a qua. Andare al tribunale. Però giudice, avvocato. Sì, avvocato, sì. Ma 3 anni, boh, è tanto, 3 anni tanto. Sì, tanto. Bisogna farlo velocemente, è meglio. Quanto è in Senegal? Quanto devi aspettare in Senegal per avere il divorzio definitivo? Quasi 1 anno, 2 anni, magari sì, forse magari. Non così lungo come in Italia, non 3 anni. No, non lungo come qua. Non lungo, sì. E alla tua signora ha detto ciao. Ciao. Sei stancato? Sì. Si va benissimo, tanto se non si va più d'accordo è inutile tribulare tanto e far guadagnare gli avvocati. Lei come fa a sapere questa cosa? Ha divorziato? No, e non ho neanche intenzione di farlo, però per chi lo vuol fare ci sono delle persone che non hanno possibilità economiche e devono vivere così, sospesi. In effetti 3 anni e poi le cause civili, avvocati e richieste. Infatti, quindi va benissimo, per me va benissimo. Come mai noi siamo uno dei 4 paesi in tutta Europa che ci mette così tanto? Perché siamo in Italia. Ma qualcuno dice che è legato al clero, al Vaticano, pur non c'entra niente queste storie. Ma non lo so, allora non votavamo neanche per farlo, se eravamo così legati, no? Già 40 anni fa. Una signora prima mi ha detto che qua ormai i giovani d'oggi si sposano già sapendo che non durerà molto. Ma io spero di no. Ho dei figli che si sono sposati e sono contenti e vanno avanti, tirano avanti anche il matrimonio delle volte con fatica. Non tutti, forse qualcuno, ma no, non tutti. No, ma secondo me è quasi una garanzia il fatto di fare veloce a divorziare. Senta, ma è vero che è colpa delle donne quando ci si separa? No. Perché una volta le donne erano più legate alla casa, al focolare domestico, insomma, alla famiglia, tirarsi i bambini. Adesso invece hanno diversi, grilli per la testa, più libertà, più soldi in tasca, non hanno bisogno del marito, insomma. Non lo so. Non lo so. Diciamo che gli uomini sono un po'...
non sono più uomo. Non sono più uomo una volta. Può essere anche positivo da alcuni punti di vista. Tipo? E se uno non ha una bella situazione familiare e vuole il divorzio, non è per forza obbligato ad aspettare 3 anni. Giusto, invece per il ripensamento? Uno ci può ripensare se l'amore è finito? Beh, uno ci può. Dici che dietro non si torna quando ci si lascia? No, perché no? Uno ci può ripensare sempre. Tu ci ripenseresti? È da stolti non ripensare alle cose. Da 3 anni di attesa per il divorzio adesso basterà 1 anno. Un anno? Per me è meglio 1 anno. Perché? Perché di sì, perché più presto si fa a sciogliere la coppia meglio è. Ma magari nel tempo, nell'attesa, 2 anni, uno ci ripensa, torna l'amore. Quando due si vogliono lasciare, si lasciano. Non bisogna più aspettare 3 anni adesso per divorziare. A me non mi interessa, sono felicemente sposata da 32 anni. Vedi come sono fortunata. Come fa? Come fa? Perché qui guardi qua il grafico qua, ci più che si va avanti. Ci sono gli alti e bassi e l'importante è tenere duro. Cioè, 71, perché tanto non ne cambi. Nel 71 erano 11.000 quelli che divorziavano, adesso sono 88.000. Sì, ma adesso non fanno più sacrifici, non sopportano più e di conseguenza... Sono cambiate le donne più che altro. Sì. Ammette? Sì, si sono date un po'. Si sono date un po'. Alla pazza gioia. Alla pazza gioia. Lavorano un po' di più di anche loro, hanno i soldi in tasca, certo. Non devono più dipendere dall'uomo, quindi chi se ne frega. Ma la cosa è positiva o negativa? Il fatto che siano più indipendenti. Dipende da uno cosa ne pensa del valore della famiglia, perché uno logico che va a lavorare perché deve dare un contributo, però se poi questo comincia a guardarsi in giro, fa un po' la gallettina. No, ma c'è uno sfacelo, infatti parlavo con la mia amica, c'è uno sfacelo di famiglie, di persone, di donne valide lasciate dai mariti per queste ragazze, per queste donne che sono via di testa, che è veramente una cosa, noi conosciamo varie famiglie così. Quindi è colpa dei mariti che lasciano? Che lasciano le mogli, persone valide, cioè donne che si danno da fare, non so io come mai, non quindi, lo so. Quindi è colpa dei mariti? Beh, per me è un po' se sì, i mariti vanno con una donna, certo, perché... tutte e due, ma comunque non si può più dare la colpa più sembra, a uno che noi, ecco, noi siamo sembra che siamo delle mosche bianche, quando io dico 32 anni che sono, certo ci sono stati gli alti e bassi, ma me io sono un po', anche perché se cambi marito cambi moglie, non è che è perfetto quell'altro, ci avrà qualcosa che quell'altro, quindi stando che tu sei, quindi meglio non ma cadere dalla come... padella nella ma braccia. Vai, stai come sei, ma dai, ci vuole un po' di comprensione e pazienza. Ma veramente, perché delle volte gli dico, ma va, perché poi non si può dire, ma diglielo piuttosto che star lì, io piuttosto faccio una litigata, grido, smadonno, basta, dopo 1 ora o 2 non riusciamo a tenerci il muso a fare, è meglio discutere, piuttosto che tenere l'amore il muso. L'amore può finire? L'amore in senso fisico? No, cioè, in tutti i tipi di amore, l'amore anche mentale ovviamente. Ma subentra un'altra cosa a una certa età. Cioè non è che noi non facciamo più sesso, che, sì. Ma c'è molta più comprensione. Anche perché nella donna poi ci sono le varie evoluzioni. C'è la menopausa, c'è la premenopausa, c'è l'andropausa per il marito. Se tu non stai attento a queste cose qui, a questi cambiamenti, e non ti accompagni insieme all'altra persona che la comprendi, allora certo che fai presto a lasciarti andare e vai con un altro perché ti sembra che questo ti capisca di più o viceversa. No, bisogna aspettare, cioè bisogna comprendere che ogni persona ha la sua fase. Ma secondo lei le coppie giovani che invece si sparano, si fanno aiutare anche in questo percorso di... comprensione dell'altro, perché poi sì, perché andare a divertirsi si è tutti simpatici e allegri, poi quando cominciano magari ad arrivare i figli ci sono i sacrifici, alzarsi di notte, non si può più fare i giri come si vuole, e lì se non c'è l'amore si scoppia. Se tu stai insieme solo perché è bello, vestito bene, c'ha la macchina bella e chiede là, non vale niente, cioè non vale niente il rapporto se non c'è il sacrificio, penso. Il sacrificio è la voglia, la volontà di stare insieme a qualsiasi costo. Ha preso la persona sbagliata. Perché? Perché sono un'ex divorziata, risposata. Fantastico, ho preso la persona giusta. Quanto hai dovuto faticare per ottenere il divorzio? Neanche un po'. Perché l'ho chiesto e me l'ha concesso subito. Però 3 anni, giusto? Sì. Adesso, il fatto che adesso diventerà 1 anno di attesa.
Cioè io sono convinta, il mio è stato breve perché non c'erano figli. Okay. Però se ci sono in mezzo dei figli è meglio 3 anni. Meglio 3 anni? Perché poi cosa può cambiare in 3 anni? Cioè prima bisogna sistemare i figli perché dopo, secondo me... Costa tanto separarsi? Ma io l'ho fatto... Divorziare, anzi. Io l'ho fatto 20 anni fa, avevo pagato... Una bella cifra, mi sembra di capire. Sì, però adesso devo andare. È giusto che si può aspettare solo un... che è sufficiente solo un anno. Sì? Sì. Ma non è meglio 3 anni, così uno ha il tempo bene di pensarci, di ripensarci, magari... ma se in quei 3 anni lì poi si litiga, si continua a litigare di qua e di là... Quindi se secondo te se l'amore è finito, via. Anch'io ho avuto un'esperienza di 2 anni e mezzo con una ragazza, però non ero sposato, eravamo fidanzati, però è finita. Perché questa ragazza non mi chiama più. Prima eravamo sempre attaccati come la colla, adesso non ci vediamo mai, se questo è amore non lo so. Quindi se quando è finita... Meglio dirsi addio, appunto. È meglio dirsi addio, si sta male perché giustamente si è avuto un legame, però si sta male. Certo, quindi secondo te non c'è la possibilità quando due si separano che il tempo magari li faccia tornare vicini? Magari qualcosa si può recuperare da un amore, però è difficile. Dici che quando è andata... Cioè, anche nel mio caso, perché se tu lasci la donna, la moglie così, puoi avere dei sensi di colpa. Ma se vieni lasciato non puoi avere dei sensi di colpa. Al massimo c'è a lei i sensi di colpa che ti ha lasciato. Certo. Io sono stato lasciato e dopo ogni tanto sclero anch'io, dico sono tutte puttane. Come mai... Un po' di tempo fa, anni fa, i nostri genitori, era quasi impossibile sentire di separazione. Sentiva 40 anni insieme, dei matrimoni 40 anni, così. Tutta e adesso la vita... durano 2, 3, 5 anni e poi ci si separa. Perché c'erano altri valori i tempi. Adesso ci si conosce, adesso ci si sposa anche per moda, magari vedi il tuo migliore amico che ha fatto un bambino, anche tu lo fai. Non c'è più quella tradizione di una volta. Non ci si pensa più di una volta. Magari con un rapporto occasionale c'è un bambino, si tiene e basta, però non è vero amore secondo te? Anche perché non ci si sposa più, i matrimoni in chiesa sono rari, non si condividono i beni. Ma di chi è la colpa di questo amore che è cambiato? È cambiata la gente? È cambiata la gente, la società, sì. In peggio o in meglio? Ma... forse in meglio. Cioè in peggio perché si sono persi appunto sti valori, ma in meglio perché si è più liberi. Perché anch'io, se dovessi avere una ragazza che mi dice facciamo la divisione dei beni, ma io non so se lo farei, perché dopo magari si litiga e resta la casa la ragazza, tu resti magari in una strada, in mezzo alla strada, di qua di là. Non è per essere un malfidente, è che purtroppo bisogna pensarci bene. Bisogna pensarci bene. No, diciamo che io preferirei non divorziare. Quello sì, per la serie. Quindi da 3 anni si passa un anno. Per avere il ciao ciao definitivo. Dipende dai punti di vista, nel senso che se proprio non andassi più d'accordo con mio marito e quindi devo divorziare. E la cosa proprio si potrebbe per le lunghe, è meglio che in un anno, però dall'altra parte forse qualche anno in più ti fa pensare di più a quello che stai facendo. Quindi dici che secondo te dopo magari 2 anni una coppia può tornare insieme ad amarsi come prima? È difficile, perché se si arriva al punto di dover divorziare, tornare ad amarsi come prima... Però sicuramente accelerare i tempi non ti aiuta a pensare davvero al passo importante che stai facendo. Dall'altra, se proprio non andassi più d'accordo con mio marito, a questo punto è meglio lasciarsi subito. Sono un po' combattuta in questa cosa. Diciamo che preferirei non arrivare a questo punto e quindi non ci penserò mai a questa cosa. Dici non ci penserai mai? No. Tocchiamo ferro, ovviamente. Tocchiamo ferro, però. Hai visto la scala? Nel 71...
I divorzi erano 17.000, sì. Adesso sono 53.000. Com'è questa escalation? Sentire di coppie separate 20 anni fa era quasi uno scandalo nel paese. Sicuramente adesso c'è più facilità arrivare a questa cosa, perché magari non ci accontentiamo neanche più, e adesso forse anche un po' il fatto che puoi divorziare anche facilmente ti porta a dire sì, tanto lo fanno tutti, facciamolo anche noi. Sicuramente c'erano anche tanti anni fa, come hai detto tu, era una cosa più tabù, però... E questa cosa del divorzio breve secondo te porterà più divorzi? Beh, sicuramente costano anche di meno, sarà più facile alla prima difficoltà, ciao amici come prima, e quindi diciamo che prima che divorziare bisogna sposarsi, ma essere sicuri di quello che si sta facendo, se no è meglio convivere qualche anno, testare l'uomo sul territorio e poi decidere. E testare la donna. Perché sul mi dicono che è colpa spesso anche delle donne che sono un po' cambiatine negli ultimi anni. Non sono più le donne di una volta, dedite alla famiglia, alla casa, al focolare domestico. Diciamo che adesso le donne sono un po' più le grotte rispetto a un tempo. Diciamo che donna e uomo, quando si sposano, quando comunque si va a convivere, prendono un impegno, quindi le cose devono essere fatte in egual modo e bisogna essere tutte e due convinti del passo importante. Non sei d'accordo che sia la donna quella più allegrotta? No. Non è colpa delle donne, no, assolutamente no. 50 e 50, uomo e donna. Bisogna chiederlo ai giovani. Ha divorziato? Mai. Vorrebbe divorziare? No. Oggi parliamo di divorzio, lo sai? No. Perché le persone di una certa età è dura che divorzino? Chi si è sposato negli anni 50, 60, resiste? Sono stati abituati a lavorare, prima cosa, e essere un pochino anche più ragionevoli della gioventù di oggi. Perché la gioventù di oggi non ragiona più. Non è che non ragiona più, per carità, ci mancherebbe, però certi sacrifici non li vogliono fare più. È vero, sì o no? Ed è colpa più delle donne o degli uomini? Ma diciamo anche delle donne. Un'altra, sai che non è la prima che me lo dici che è colpa delle donne? No, lo dico davvero. Perché le donne oggi vogliono fare un po' troppo di testa sua, vogliono divertirsi uguale pari come gli uomini, e quindi queste cose non si prendono. La donna deve fare, stare a casa e custodire la casa. Le donne di una volta non ci sono più. No, parla mia. Prima bisognava aspettare 3 anni per avere il divorzio. Sì. Adesso basterà 1 anno. È una cosa positiva o negativa? Per me è positiva. Perché? Perché si spreca meno tempo di stare insieme prima che si ritorni insieme per mangiargli fuori quel poco che hanno. Non so perché gli è successo a una persona che conosco. Cioè ha speso un sacco di soldi? Sì. Quindi separarsi costa. No, poi se non si separano, che non divorziano, possono ritornare insieme, gli mangiano fuori ancora tutto e poi li lasciano. Una volta bisognava aspettare 3 anni. Io tengo quello adesso che invece ho. Bisogna aspettare solo 1 anno. Perché mia mamma diceva di non cambiare la scopa vecchia per quella nuova. Davvero? La scopa vecchia va ancora bene? Intanto sì, dopo 36 anni. 36 anni? C'è qualcuno che resiste ancora di più? Sì, mia mamma 65. Quanti? 65. E non si è stancata mai dei 6 del mattino? Lei non si è stancata, ma mio papà con 5 donne che l'ha sopportato. Ullala, quindi tutte e 4 figlie? 4 femmine, sì. È quella la bellezza delle belle famiglie di una volta. Sì, non sì. Ci sono più le famiglie di una volta. No, perché non hanno più la sopportazione i ragazzi. Li cambiano con facilità perché non riescono a sopportarsi, via, pronti via, come cambiare un paio di scarpe. Chi se ne va prima dal focolare domestico? Chi abbandona prima la famiglia? Gli uomini per o me le donne? La donna, perché si stufa più alla svelta, è meno dedita al sacrificio rispetto a una volta. Quindi anche lei, come tanti altri stamattina, dice che è colpa delle donne. Non è colpa delle donne, è che una volta partivano con un'idea diversa, cioè sapevano già che dovevano sopportare un pochino, invece oggi sono alla pari, giustamente, e non si, quando oppure una volta si sceglieva meglio l'uomo. Adesso può anche essere. Vabbè, è bello, c'ha il tatuaggio alla moda, c'ha la bella macchina. C'è anche quella di componente, chiaramente.
È tutto anche per questa settimana per il Sassone allo Stagno da Vertova, dove abbiamo parlato di divorzio breve, quindi non più 3 anni di attesa per la separazione per giungere poi al definitivo addio, ma basterà solamente 1 anno per non vedere più, insomma, per completare l'addio all'ex marito, all'ex moglie. Grazie Riccardo Ravez per il montaggio della nostra trasmissione. Ricordo che avete a disposizione un numero di telefono per suggerire gli argomenti del Sassone allo Stagno, 0346 20280, usatelo, suggeriteci gli argomenti che vorreste venissero discussi qui nel nostro appuntamento settimanale dei nostri paesi. Da Tony Tranquillo un grazie a voi che ci avete seguito e ovviamente l'arrivederci a settimana prossima sempre sull'88 di Antenna 2 TV.